Ciao ragazzi, ben ritrovati sul canale. Oggi parleremo di un componente molto importante per le uscite in bosco per il bushcraft, ovvero il cordame. Il cordame è un elemento essenziale quando si parla di vita all'aria aperta, di bushcraft, di fare campo, perché ti serve per un sacco di cose, per fare legature, per tirare tarp, ridgeline, per fissare delle cose, le amache e quant'altro. Quindi è una cosa che si usa molto e che è difficile da costruirsi in natura. Infatti è una delle 5C di Canterbury proprio per questo motivo. In questo video cercherò di essere breve e di vedere le cose principali del cordame, ovvero i vari tipi, cosa è meglio portare, cosa è meglio non portare e come trasportarlo. La prima grande distinzione che si va a fare quando si parla di cordame è il materiale con cui è fatto. Può essere fibra sintetica, principalmente di solito nylon per gli usi che facciamo noi, o naturale. La fibra sintetica ha il vantaggio di mediamente una maggiore resistenza sia agli agenti atmosferici che di tenuta pratica, di resistenza alla trazione, alla rottura. Mentre la fibra naturale ha il vantaggio che per l'appunto è naturale, quindi solitamente buona anche tipo come esca per il fuoco e buona anche per una soluzione ecologica se uno vuole fare delle legature in bosco da lasciare lì dei capanni, delle costruzioni senza fondamentalmente inquinare, perché questa fibra qua è naturale, quindi biodegradabile. La seconda grande distinzione è il metodo con cui è fatta la corda, che influenza molto soprattutto sulla resistenza e anche sul prezzo che questa corda ha. La corda può essere fatta di fibre ritorte, il metodo classico, il metodo con cui si fanno anche per esempio le corde in natura, perché è più semplice e anche più economico a livello industriale da fare, a fibre intrecciate, quello che di solito si usa per corde che devono avere più resistenza. In questo caso le varie fibre sono tutte quante intrecciate per appunto dare maggior rigidità e soprattutto maggiore resistenza alla corda, e molto di moda negli ultimi anni le fibre composite, ok, coassiali, chiamiamole come vogliamo, tipo il paracord per capirci, il quale è una struttura esterna intrecciata con all'interno alcuni filamenti di fibre ritorte. La terza e ultima caratteristica di una corda, ovviamente, il diametro. Più è grossa, più tiene, ma più è difficile da usare e pesante. Semplicemente questo. Quindi alla fine di questi tipi di corde, quale è meglio usare? La risposta ovviamente è dipende da quello che devi andarci a fare. Ad esempio le fibre naturali, che di solito si trovano ritorte, sono l'ideale secondo me per delle costruzioni in bosco, in modo da non andare a inquinare, da non lasciare plastica in bosco, però ad avere delle strutture tutto sommato resistenti. Chiaramente dipende dal diametro della corda, ma se ne trovano di qualsiasi diametro in commercio, e quindi questo è il loro utilizzo principale. Le corde intrecciate in nylon sono l'ideale come corda ad esempio di emergenza, per un'imbragatura di emergenza, per scendere da una scarpata se uno sa come fare determinati nodi e come scendere, e per legature che devono essere molto resistenti. Anche qui le legature in base al diametro e in base a quello che devi fare. Il paracord è un capitolo un po' particolare perché va tanto di moda negli ultimi tempi, e anche a me piace perché fondamentalmente è figo, cioè bisogna dirlo, è carino, è bello, è un bel materiale, è molto versatile perché la sua composizione ha fibre, come abbiamo detto, ritorte all'interno, mascherate da uno strato esterno intrecciato, può prestarsi a vari utilizzi. Però il paracord, da un punto di vista di utilizzo proprio come cordame, cioè per fare legature, per tirare una ridgeline, per tendere un arco ad esempio, è proprio la peggiore tra tutte le corde che abbiamo visto, proprio per il fatto che non è compatta, che ha varie strutture al suo interno, e quindi non è l'ottimale ad esempio neanche per fare la corda per un archetto, per accendere il fuoco, è proprio la peggior scelta possibile. Quello che secondo me va bene il paracord è per fare piccola oggettistica, ok? Per avere qualcosa in caso di emergenza, perché in caso di emergenza sì, il paracord è comodo. Quindi ad esempio va bene per braccialetti, come in questo caso, io lo uso molto così, o per fare un lanyard sul coltello, dei manici, degli scheletrati, in modo da avere un po' di paracord in caso ti dovesse servire. Ma a parte quest'uso, non ha tanto senso portarselo dietro proprio come cordame per fare tensioni, per fare legature, per tirare un tarp,
in questo caso molto meglio delle corde specifiche, ok? Ma quindi alla fine quale e quanto cordino serve portarsi in bosco? Secondo la mia esperienza, sia per un'uscita di un paio di giorni che per uscite più lunghe, è sufficiente portarsi queste cose. Allora, prima di tutto, 5 metri di corda intrecciata di buon diametro e buona resistenza. Questa qui è una corda di rispetto da arrampicata di 7 mm. Ha un elevato carico di rottura, ad esempio anche per sostenere una persona in caso di un recupero di emergenza, di un imbrago di emergenza e quant'altro. E la puoi usare anche tipo per riparare gli spallacci di uno zaino, per fare uno zaino di emergenza o qualcosa di rispetto, perché ha comunque un diametro grosso, non è fastidioso tipo se te lo metti qui sulla spalla. E quindi 5 metri di questo qua, ai quali aggiungere secondo me 10 metri di cordino sempre intrecciato, più sottile, tipo 3 mm per tirare un tarp, una ridge line per delle legature eccetera. Questo è ottimo, si può mettere molto bene in trazione e fa il suo dovere, quindi una decina di metri di questo qua più che bene portarlo. Altri 10 metri di cordino, il famoso cordino intrecciato, quello di cui parla Canterbury nei suoi libri. Qui in Italia lo si trova come cordino per la pesca al sarago, c'è in vari diametri, tutti piuttosto sottili, questo è un 2 mm, cioè 2, 3, 4 mm, costa veramente poco e ha un'ottima tenuta per fare delle legature che devono tenere. Infine un bel metraggio, una cinquantina di metri, di cordino naturale, intrecciato, semplice, di diametro non troppo grosso, che ti serve per fare tutte quelle piccole legature, quelle piccole cose che devi fare nel campo. Lo puoi anche lasciare lì perché non inquini, e può essere comodo anche per esempio per farsi un letto rialzato di rete, ad esempio. Infine un piccolo bonus: siccome quando esco con la gente vedo sempre che portano le corde in modo, diciamo, non tanto appropriato, vi voglio far vedere il metodo corretto per avvolgere e trasportare il cordame. Spesso si vede fatto su così, come una prolunga, ok? Questo metodo qua è il peggiore perché intreccia tutto, o anche tante volte così. Non è questo il metodo, perché se tu tiri la ingarbugli, ok? Il metodo per avvolgere e per trasportare il cordame è solo uno. Adesso ve lo faccio vedere per comodità su questa corda. Per prima cosa, se vogliamo essere veloci ed efficienti nell'utilizzare la corda, è consigliabile fare a un capo una gas adamante abbastanza larga per far passare tutta la matassa di corda, per poterci ancorare facilmente a un albero, a un palo, a qualcosa. Dopodiché la gas adamante si tiene in questo modo e si va ad avvolgere la corda ad 8. Questo è il metodo corretto, ok? Tutti gli altri metodi non sono indicati. Una volta fatta su, si tiene un po' di corda, si avvolge avendo cura di prendere l'altro capo in modo che non si svolga, quindi si passa per l'ultima maglia e si tira. In questo modo la corda è molto compatta, solida, non va da nessuna parte, e soprattutto quando la si utilizza si parte da questo capo e si tira, e la corda non si annoderà mai. Questo è il metodo corretto di trasportare la corda. Quindi questo è quello che porto e che consiglio di portare io quando si fa un'uscita. Spero che questo video lo abbiate trovato interessante. Ciao ragazzi, ci vediamo.